Pillola di AutoCAD. Comando unisci. Unisci è un comando di modifica e, come suggerisce il nome, eh, collega più oggetti, ossia unisce i punti finali di oggetti lineari e o curvi per creare un unico oggetto. Ora vado a far vedere subito come opera il comando unisci. Ora, disattivo il nuovo file quindi ho creato un nuovo file comando unisci l'ho chiamato okay, come con me nome file oh, e ora disattivo la griglia ok che non mi serve inserisco una linea primo punto oh no, ecco non avevo inserito bene il comando quindi primo punto del comando linea attivo l'orto con l'f8 e inserisco disegno una linea orizzontale poi disegno anche due linee verticali che intersecano queste due linee, la linea orizzontale, poi spezzo quel comando spezza, eh, quando spezza che abbiamo visto nei video 123 e 124, quindi inserisco spezza, seleziono la linea e la spezzo primo punto, allora specificare primo punto, quindi inserisco il punto di intersezione, ok, okay. così viene a, spe viene a essere eh, spezzata in due linee la, la linea originaria. Così faccio anche per la residua, no? la residuo linea, sì. quindi inserisco ancora spezza e seleziono questo punto. Ecco, quindi ho inserito, eh, ho spezzato, con, ho diviso diciamo, ho diviso con la linea originaria col comando spezza in tre eh, linee. Il comando spezza è un po' è il contrario del comando unisce, se vogliamo, il comando un, 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 unisce unisce, le entità, il comando spezza le divide allora cancello quindi eh, sì, cancello queste due linee verticali ora non mi servono più quindi anzi, poi vado ancora a cambiare di colore la prima linea eh, la disegno la, gli assegno il colore giallo la seconda linea gli assegno il colore verde la terza linea la eh, lascio bianca poi faccio una copia di queste tre linee le metto, metto qui in basso anzi ne faccio più di una perché, perché poi eh, voglio lasciare il file eh, quindi con, ehm, con le linee con gli oggetti prima della modifica in modo che chi, eh, se vuoi puoi scaricare questo file dvg dal sito ad eh, sito dove, dove, è, dove trovi il link nella descrizione del video dove è possibile quindi scaricare il file dvg e poi quindi volendo eseguire queste, sì, queste prove questi semi no? quindi lascio comunque ecco anche negli, negli esercizi che di seguito farò lascio sempre comunque ora le copie no le copie diciamo lascio le, gli oggetti eh, senza le modifiche in modo che si possa poi applicare le modifiche che vediamo in questi esempi e quindi inserisco unisci unisci ecco qui allora unisci dal riga di comando ok poi selezionare l'oggetto d'origine quindi vado a selezionare il giallo la linea gialla poi invio con il tasto invio e mi chiede di, di selezionare le altri oggetti che devono essere uniti alla linea gialla quindi vado a selezionare la linea verde e la linea bianca e invio e infatti ottengo se vado ora a selezionare questa linea vedo che i grip cioè questi quadratini eh, che combinano le estremità mi, eh, mi fa capire che la linea oramai è, eh, si è trasformata in un'unica linea quindi abbiamo unito i tre, le tre linee sono state unite oh, e quindi eh, un colore giallo perché perché ha ereditato il colore della prima linea selezionata ora se ripeto questo esempio quindi fa, eh, vado a prendere il comando copia copio queste tre linee e le porto ancora qui in alto ripeto unisci ora dopo vediamo bene eh, i dettagli il comando unisci comunque ora serve solo per un attimino in modo anche un po' brutale far capire cosa fa come esce o unisci quindi ora vado a selezionare per prima la linea verde e poi invio poi successivamente le altre due linee ecco, vediamo questa volta che invece la linea è, eh, è stata disegnata, un'unica linea, quindi sono state unite tutti e tre i pezzi, però di colore verde, perché? Perché la prima selezionata eh, la prima linea selezionata era di colore verde, quindi eredita le proprietà della prima linea selezionata del primo oggetto, meglio ancora e mh, ora adesso noi abbiamo qui, sappiamo c'è solo il colore no? come proprietà, però ci sono tante altre proprietà che poi vedremo con DeVito: no? proprietà tipo di linea, ipotesi, eh, layer e eh, ce ne sono tante altre. Ora, qui per far capire che il colore, ma così come il colore anche le altre proprietà, vengono ereditate dall'oggetto eh, iniziale selezionato. Ora vado a vedere in dettaglio come opera il comando Unisci. Oh, mi aiuto um, con la grafica, quindi vado a vedere ecco, i schemi grafici. Quindi ora saldo questa slide, passo, eh, anche, ecco, passo qui alla, alla, alla pagina 2 di, queste, di questa presentazione grafica. Comando Unisci, come vediamo qui nel riquadro a sinistra, come si vede, gli oggetti che possono uni essere uniti sono i seguenti. Allora, linee, linee, abbiamo, ok, poliligne, ok, poliligne 3D, ok, archi di cerchio, archi ellittici, eliche e spline. Quindi non solo oggetti 2D ma anche oggetti 3D. Cioè, gli oggetti 3D sono in quel nostro, qui in questo elenco, sono le poli 3D e le eliche che possono essere 2D ma anche 3D e le spline lo stesso, che possono essere 2D ma anche 3D. Invece, nel quadro destro, vediamo qui. Gli oggetti che non possono essere uniti sono le linee di costruzione, ossia quelle linee che abbiamo visto eh, in un video. No, in altri video, linee costruzioni, cioè linee quelle che con infinite, che hanno, non hanno né origine né una fine. I raggi invece sono anche esse linee infinite, dove però ha un'origine e non una fine. Le polilinee chiuse, sia le 2D che le 3D naturalmente, essendo chiuse, non possono essere unite ad altri oggetti. I cerchi, che sono anch'essi oggetti chiusi, e le ellissi, che sono chiusi, che sono oggetti chiusi e quindi non possono essere uniti ad altre oggetti ad altri oggetti. Ecco quindi qui per fare l'elenco a sinistra delle, delle entità che possono essere unite e a destra quelle che non possono essere unite. Ora qui c'è una casistica un po' ampia. No? Perché allora se, ehm, se gli oggetti sono tutte linee. Allora l'unione di questi oggetti eh, andremo a costruire. Ecco qui adesso. Poi vediamo, nel, vediamo meglio nel dettaglio. Ipotesi. Se gli oggetti che selezioniamo che, eh, per l'unione sono tutte linee. Andremo a costruire una polilinea, oppure lo stesso, se sono linee polilinee o archi di cerchio, anche archi andremo sempre. A, a costruire diciamo, un unico oggetto, cioè una pollinia. Le linee vengono trasformate in bolligne, le linee a cliccetto. Poi adesso vediamo bene un'entità un alla volta, tutte le varie casistiche. Allora, ritorno alla pagina 1 di questa presentazione grafica. Oh, eh, quindi, pagina 1, ecco con il comando NISCI si può operare in due modi diversi. Allora, è il primo modo con due selezioni, come abbiamo visto nell'esempio pratico delle, per unire le tre linee, no? cioè dove con la prima selezione eh, l'oggetto sorgente, con la prima si, la prima si seleziona l'oggetto sorgente, no? possibilmente selezione singola. Ecco, qui ho sbagliato a scrivere, non, non avrei dovuto scrivere possibilmente. Bensì, doverosamente, perché è, è solo con la selezione singola. Possiamo, possiamo eh, per per, fare in questo, per operare in, questo mo, in questa modalità dobbiamo, la prima selezione deve essere per forza singola e poi con la, selezione, con la seconda si se, se, selezionano gli oggetti che dovranno essere uniti all'oggetto all sorgente naturalmente. Il so, eh, secondo modo di operare è con una sola selezione. Naturalmente la selezione deve essere multipla, cioè con una sola selezione multipla eh, andiamo a individuare tutti gli oggetti che dovranno essere uniti e poi dobbiamo inserire in vivo. ora vado a vedere eh, con, eh, sì, allora salto, vado alla pagina 5 dove ho, um, ho schematizzato questi, questi due modi con questo schema grafico quindi dalla riga di comando dobbiamo inserire un esci, ok, poi ci fa la richiesta, selezionare l'oggetto d'origine, e questo sarebbe il primo modo ok, o secondo modo, no? oggetti da unire contemporaneamente quindi dobbiamo scegliere allora se è l'oggetto d'origine qui ecco qui alla sinistra cioè il primo modo dobbiamo fare dobbiamo passare per due selezioni cioè la prima selezione alla selezione singola si seleziona un singolo oggetto sorgente nel caso della linea abbiamo selezionato la linea verde no e poi l'inserito invio e poi ci fa un'altra richiesta selezionare gli oggetti da unire all'origine quindi la seconda selezione, quindi dobbiamo selezionare o un altro oggetto, se vogliamo unire all'oggetto sorgente un solo oggetto, oppure una selezione multipla, se vogliamo unire più oggetti all'oggetto sorgente e poi invio e esce dal comando. Se invece, allora eh, ritorno sempre qui in alto, la dopo, dopo la, la, prima, la prima richiesta, no? selezionare l'oggetto d'origine o più oggetti da unire contemporaneamente, allora, se, selezioniamo, se eseguiamo una selezione multipla, uh, stiamo intraprendendo la seconda, il secondo modo, cioè selezionare tutti gli oggetti che dovranno essere uniti. Quindi uh, saldiamo l'oggetto so, sorgente e tasto di invio adesso dal comando. Quindi con una sola selezione multipla uniamo tutti gli oggetti e poi invio, senza individuare l'oggetto sorgente perché ci sono queste due strade. Allora si capisce meglio con un esempio pratico come sempre. Ora vado a vedere ehm, il comando unisci applicato ai vari oggetti, quindi inizio dalla linea e con il primo moto, cioè con due selezioni. Allora, quindi ritorno all'AutoCAD, ora eh, l'esempio abbiamo, eh, abbiamo visto già um, come unire eh, pezzi di linea, però voglio far vedere una particolarità. Allora, inizio a costruire un tratto di linea di colore bianco. Ok, poi vado a costruire ancora una linea successiva che faccio eh, coincidere con il punto finale. Il punto iniziale coincide col punto finale dell'ultima e così da ancora una terza linea. Ok, poi cambio di colore come prima, come nell'esempio precedente, quindi vado a inserire un tratto giallo e il terzo, non so, come sempre verde. Poi col comando sposta vado a muovere queste due spezzoni di linea, no? Due linee, sì. Il giallo la faccio, la distanza tra la linea bianca e così faccio per la linea verde. Cioè tra queste tre linee allora, i punti finali non sono uniti quindi sono spaziati, cioè tra il punto iniziale e il punto finale della prima e il punto iniziale della successiva c'è uno spazio e però vediamo, adesso farò vedere che eh, il comando unisci funziona anche in questo caso anche quanto le linee sono distanziate, purché però le linee siano, siano collineari, no? cioè si appartengono tutte alla stessa retta okay? Quindi vado a inserire unisci, unisci, unisci dalla riga di comando, nella riga di comando. Quindi vado a selezionare la verde poi come, sì, come oggetto sorgente. Poi invio e poi vado a inserire le altre due. Ecco, vediamo di fatti che eh, sì, sono state unite anche se le linee non erano non c'erano non c'era contatto, cioè i punti finali erano distanziati. Ora però facendo così ritorno indietro perché mi sono dimenticato di fare una copia di questi oggetti, ok, affinché si possa possano essere utilizzati per eh, dei per, per esercizi. Quindi ritorno, unisci, ritorno a fare quello. Allora, unisci 1 e 2. Ok. ora vado a vedere la differenza con il comando unisci con una sola selezione no? abbiamo visto quindi con due selezioni cioè la selezione dell'oggetto sorgente e la selezione multipla per unire tutti gli altri oggetti al, al, all'oggetto all sorgente quindi vado a vedere ora uh, unisci con una sola selezione quindi per fare questo vado a copiare ancora queste tre linee e le sposto qui alla mia destra poi allora copio ancora in modo che oggetti possono, in modo che possono essere utilizzati per eh, un tuo esercizio che se vuoi puoi fare e quindi vado ad inserire unisci allora unisci, quindi è come abbiamo visto la richiesta, selezionare l'oggetto d'origine o in questo caso scelgo il secondo metodo o oggetti da unire contemporaneamente quindi vado a scegliere più oggetti da unire contemporaneamente quindi come posso scegliere più oggetti quindi o faccio un riquadro finestra quindi includo tutti gli oggetti all'interno di una finestra ok e poi invio facendo così però io non decido eh, quale eredità quale proprietà deve avere l'oggetto che è risultante cioè l'oggetto eh, che è stato che deriva dall'unione dei tre oggetti in questo caso è stato selezionato il colore verde però ha scelto l'autocad non ho scelto io ecco la differenza se però volessi eh, fare l'unione di questi tre segmenti eh, e ereditare no, la, le proprietà della, della linea centrale avrei dovuto allora ritorno faccio una copia ancora di questi tre oggetti avrei dovuto per forza di cose eh, utilizzare il metodo con due selezioni, cioè con l'oggetto sorgente. Quindi ritorno a vedere, unisci, quindi selezionare oggetto d'origine. Quindi vado a selezionare il, la, la linea gialla, invio e poi vado a selezionare le altre due. Ecco, in questo caso quindi eh, ottengo eh, che la, eh, la linea mh, che, de che deriva dall'unione de de delle tre linee abbia. Eh, eredita quindi le proprietà dell'oggetto sorgente selezionato ora eh, vado a vedere l'oggetto successivo andiamo a ritorno agli schemi grafici ritorno agli schemi grafici e vado a vedere ecco, l'oggetto successivo nel, nell'elenco poliligna allora la poliligna l'abbiamo vista nei video, eh, l'abbiamo affrontata nel video 29 e 33 quindi io, se si vuole andare a vedere come funziona la poliligna si può ritornare ai video 2933 nella descrizione del video inserisco anche il link no, per volendo eh, andare a vedere questi video comunque la poliligna allora ritorno nell'editor grafico ecco e quindi cosa dobbiamo dire? che la poliligna è costituita come sappiamo da o linee o da archi di cerchio. Però per poter eh, unire eh, un, con due selezioni, cioè ehm, selezionare prima l'oggetto sorgente e poi tutti gli altri elementi che andranno a costituire la polilinea, l'oggetto sorgente deve necessariamente essere una polilinea. Quindi mi spiego meglio, quindi vado a inserire una polilinea, quindi inserisco. P linea, comando P linea per inserire un pezzo, una polilinea P linea, quindi vado ad inserire un l'orto, ecco qui nel caso delle polilinee quindi sposto la visualizzazione qui a sinistra ecco. nel caso delle polilinee non esiste eh, la possibilità con, per la linea di avere segmenti che siano distanziati tutti gli elementi devono essere congiunti, cioè tutti i punti finali devono coincidere quindi questa prima, questa prima entità è una polirigna, anzi la vado a assegno un colore in modo che rimanga più, si differenzi dalle altre, quindi inserisco giallo. Poi vado ad inserire eh, sempre quel punto finale, quindi linea, ecco, una ah. Pi piccola precis precisazione, cioè nel, 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 nell'inserire questi elementi ovviamente eh, ne, come snap ho fine e intersezione, soprattutto il punto fine. Ok, quindi vado a inserire linea, ecco, seleziono linea e inserisco una linea e la faccio coincidere col punto finale della poligna, Poi vado a inserire un arco, un arco di cerchio, perché abbiamo visto che le polline possono essere costituite da linee, ma non solo, anche da archi. Poi cambio di colore, non so, verde, quindi vado a inserire un'altra una, un linea. E poi, allora cambio ancora di colore, magenta e vado a inserire arco. Ecco, e mi fermo qui. Quindi questi cinque elementi sono eh, la prima, la questa che adesso qui seleziono, è una poligna, il resto sono, ehm, sono linee e archi. Eseguo una copia, da modo che possano poi essere questi oggetti utilizzati anche come esercizio per i vostri esercizi F8. Ok, e sì. E vado ora a applicare il comando eh, unisci allora comando unisci quindi inserisco eh, unisci nella riga di comando ok selezionare l'oggetto d'origine primo, primo metodo o più oggetti da unire contemporaneamente secondo metodo allora qui inizio, eh, inizio con il primo metodo selezionare l'oggetto d'origine quindi devo selezionare l'oggetto sorgente Oh, con il primo metodo, avendo linee, polilinee e archi, per eh, avere una polilinea, eh, cioè dopo l'unione di questi oggetti, devo per forza di cose selezionare una polilinea. Quindi, devo per forza di cose in questo caso, nel mio caso qui nell'esempio, devo selezionare per forza di cose la polilinea gialla, non posso andare a selezionare eh, né linee e né tantomeno archi. Poi, vediamo comunque la prima selezione, cioè la selezione dell'oggetto d'origine, deve essere una poliligna poi invio e poi la seconda richiesta, la seconda selezione selezionare gli oggetti da unire all'origine quindi vado a selezionare gli altri oggetti anche con selezione singola oppure con una selezione multipla con una finestra è uguale e poi invio ecco, vedo di fatti che eh, l'oggetto eh, dopo l'applicazione del comando unisci si è trasformato in una polilinea. quindi selezionando vedo che eh, i grip no? questi quadratini gialli sono, appartengono tutti allo stesso oggetto poi se vogliamo ancora vedere meglio posso inserire ctrl 1 per aprire la finestra delle proprietà e selezionare questo oggetto eh, che eh, si è tra trasformato e vado a vedere la proprietà infatti vedo l'eco che è una poliligna, quindi è stata costruita una poliligna. Ora ripeto questa sì, questo è il comando unisci sempre col primo metodo, cioè con la selezione dell'oggetto sorgente, però selezionando come eh, sorgente non più la poliligna ma un, eh, un arco o una linea. Quindi rico ricopio copio ancora questi oggetti in alto e vado ancora a inserire unisci. Ecco, selezionare l'oggetto d'origine. Vado a selezionare questa volta la linea bianca. Questa non è una buona linea, bensì una linea. Quindi, linea, invio. E poi la seconda selezione, selezionare le linee da unire all'origine. Quindi, seleziono questa, 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 questa. Già vedo che l'arco comunque non, non riesce nemmeno, non mi prende nemmeno la selezione così non mi prende la selezione nemmeno la poliligna e da qui deduco già che non, eh, non riesce a unire perché? perché l'oggetto sorgente è una linea quindi non posso unire alla linea un arco o alla linea una poliligna Se lo, quindi questo può avvenire solo quando l'oggetto sorgente è una poliligna il resto degli oggetti che dovranno essere uniti possono essere quindi poliligne linee e archi però il primo, l'oggetto sorgente, deve essere una polilinea quindi vado a inserire il e ecco, vediamo che infatti non è stato unito niente, lo vediamo anche nella riga stampata dall'autocad, zero linee unite all'origine, un oggetto è scartato dall'applicazione, quindi non è avvenuta eh, eh, non è stato unito, proprio perché il primo oggetto nel caso del primo metodo, cioè il metodo con eh, l'oggetto sorgente deve essere una polilinea ora vado a vedere invece eh, con il secondo metodo come eh, unire eh, gli elementi per ehm, formare una polilinea con il secondo metodo quindi eh, per il secondo metodo possiamo unire, possiamo eh, trasformare in bololigna che cosa? Cioè oggetti, quale bololigne? Perché già sono bololigne, quindi archi e linee. Oh, quindi, Allora facciamo, faccio un esempio, quindi inserisco una linea, la sposto qui a destra, ok, muovo qui alla sinistra per uh, pulire un po' lo schermo, ok, con il tasto centrale del mouse, con il panne. Con il panel, cioè premendo il tasto centrale del mouse e otteniamo questo eh, per spostare la visualizzazione, e rilascio il pulsante. Ho oh, quindi inserisco una linea, tolgo l'orto con l'F8, ok, poi inserisco una pollinea, così a caso eh? una pollinea anche con due lati e un arco magari, quindi opzione arco, ok, ecco. Poi eh, si sì, vado a costruire ancora una linea, poi vado a costruire un arco con tre punti, ok, poi cambio anche di colore a queste eh, queste costruzioni. Queste linee, questi oggetti che ho appena costruito, quindi, eh, allora, la prima linea la inserisco gialla, la poliligna la inserisco verde e questa terza eh, oggetto la inserisco ciano e il quarto oggetto cambia ancora di colore magenta e poi applico quindi eh, il comando unisci quindi inserisco unisci nella riga di comando e selezionare, ecco la richiesta, selezionare l'oggetto d'origine primo metodo o secondo metodo più oggetti da unire contemporaneamente quindi scelgo il secondo metodo quindi eh, con una finestra, eh, un riquadro finestra, quindi vado a selezionare tutti gli oggetti eh, che, che voglio che vengano trasformati in una poligna, quindi includo tutti questi oggetti. Ora l'unico, eh, facendo ecco, questa selezione multipla, ora l'oggetto eh, finale no? sarà costituito da una poligna unica, ma quale? quali proprietà, ehm, esempio qui abbiamo solo il colore no? come differenze tra, una, tra un oggetto e l'altro, allora di che colore sarà la poligna? Eh, non lo sappiamo perché è l'AutoCAD in questo caso che decide, comunque penso che decida anche sulla lunghezza, ho visto, cioè probabilmente di tutte queste linee la, la, la proprietà che deve ereditare la, viene selezionata, l'oggetto più lungo, in questo caso credo sia verde perché la poliligna ha una lunghezza complessiva maggiore delle altre, eh, altre entità, degli altri oggetti quindi provo, invio per confermare questa selezione e di fatti così è, no? viene trasformata in una poliligna quindi vado a selezionare, infatti vedo che è una poliligna unica di colore verde Ora però mi sono dimenticato di eh, conservare una copia di questi oggetti per gli esercizi che poi eh, se vuoi puoi fare. Quindi ricostruisco un po' queste, eh, queste, um, sì, queste entità originali prima dell'applicazione prima del, de, dell del comando NISCI. Quindi allora inserisco una linea, poi abbiamo inserito una poligna con due lati e poi una parte. Eh, si sì, una parte circolare poi ancora una linea e infine era un arco quindi punto finale arco per tre punti ecco poi si era si si assegnavano dei colori giallo la polilinea verde la linea dico verde la polilinea e poi eccetera allora questo inseriamo ciano e l'ultima magenda e sì poi il video si è allungato quindi eh, a risentirci al prossimo video proseguo nel prossimo video